Ma scrivi nella chat, Brian. Brianoski. La community. Siamo cinque di noi, cinque gatti. In questo momento siamo solo io e te. Quindi se hai qualche segreto da dire, dillo. Sarò la tua come si dice? Non lo so, lascio perdere. È tardi. Confessionale. Mi è venuto. Oh no. Probabilmente quando arriverò alla luce morirò, però voglio provare a uscire, basta. Sono rotta le scatole di stare in queste caverne. Sì, confessore, confessionale, la stessa cosa. Hai denigrato il mio PC? Mi sento offesa. Cosa che non va il mio computer? È un po' vecchietto, ma fa ancora il suo dovere. Comunque mi hai fatto scoprire che nelle chat si può taggare un nome, non lo sapevo. Ma non so neanche se mi conviene installare Windows 10 su questo PC. No, eh. Infatti. Vabbè che comunque già avevo in programma di prenderne un altro. Cioè, se non ti concilia il sonno questo, non so cos'altro. Sì, potrei installarlo, ma ho paura che me lo rallento in maniera... Capito? E lo rovino. Alla fine questo PC, anche se ha diversi anni, funziona ancora bene. Lo posso usare per altro. E me ne prendo uno per giocare. Come sto gioco non ti concilia il sonno? Questo ciabattare così lento.
Non è che questo gameplay sia molto impegnativo, ce la faccio a scrivere nel frattempo. E poi le donne sono multitasking, si sa. Cioè. Assetto Corsa, già sai qual è la mia opinione al riguardo. Per me i giochi di macchine non meritano di esistere. Allora, io adesso sono dell'idea che uscendo da questa porta muoio. Se muoio, non so se devo ricominciare da capo. Ma lo farò lo stesso. Perché io sono una temeraria. Esamina. Solo un folle tenterebbe di raggiungere la fine dell'eternità. E andiamoci. Oddio! Oddio! Cazzo! Ammetto che non me l'aspettavo. Quindi? Che cosa? È vero, si è fermato il tempo. Guarda. Quindi se sto qui dentro, il tempo non passa. Utile, devo dire, molto utile questo gioco. No, io sono delusa. Mi aspettavo una morte atroce. Quanto sono lunghe? Ma questa è una perla rara, tu non capisci niente. È molto introspettivo questo gioco. Sicuramente non è per tutti. Ma quanto dura questa sala? Cioè, lunga. Sto continuando ad andare, ma penso che duri all'infinito. Sto finendo? No. Sì, è profondo. Ti insegna a pazientare per raggiungere i tuoi obiettivi. Mi sa che questa stanza è tipo un troll, cioè continui ad andare ma non finisce mai. Aspetta, vedo una cosa. C'era una cosa per terra. Raccogli questo pezzo di carta. Pezzo di carta. Qua in mezzo al nulla. Ma dammi qualcosa di succoso. Vogliamo il dramma, vogliamo la suspense. Dov'è la suspense?
Continuerò ad andare. C'è un'altra cosa a terra. Un altro foglio. Bene. I'm disappointed right now. Voglio qualcosa di succoso. Indovina cosa sto scrivendo. Oh, siamo arrivati a qualcosa. Che sta succedendo? Una tenda. Oddio. Si è trasformato in Leroy Merlin Simulation. Simulation. No, ma non è possibile. C'è un'altra cosa a terra. La trama si infittisce. Hai visto? Avvincentissimo. Oh, aspetta. Mi sono distratta. Torna indietro. Che sta succedendo? Ferma! No. Si è bloccato. Si è bloccato, non va. Non si ferma. Che cazzo fai? Ma no, io spero che ci sia un'uscita dall'altra parte. Sempre se ci sta un'altra parte. Ah, un libro. Bene. Certo, l'uscita è dietro, però magari c'è anche un'entrata. Alla fine di questo tunnel gigante. Comincio a perdere le speranze. Ma non potevano fare una stanza nera. Scusa, nera o bianca? Che ti cambia? Ah, dici che dà fastidio. In effetti dà un po' fastidio.
questo bianco. È divertente passeggiare in questa realtà, ma ho paura del momento in cui dovrò tornare indietro. Guarda! C'è qualcosa! Perché non lo riesco a fermare? Un tappeto? È vero, è un tappeto. Raccogli. Vabbè, no. No, parole. Oddio, ci manca solo che trovo un letto e abbiamo fatto tutta la casa. Ce la siamo arredata. No, le mensole ce le ha Brian. Ci manca il letto. Sta prendendo delle pieghe inaspettate. Vedi? Da quanti minuti stiamo camminando in questa stanza? Forse ho capito, questi sono i magazzini IKEA. Ma guarda, io me li ricordavo più scuri e brutti. Comunque, fra IKEA e Leroy Merlin preferisco Leroy Merlin. C'è un'altra cosa a terra. Questo è il Big Bang dei magazzini IKEA. Il brodo primordiale. Un altro foglio. Vabbè, sicuramente il nostro piccolo amico sarà felice di avere tutti questi fogli a disposizione per fare i suoi disegni. Ma io mi aspettavo qualcosa di più frizzicarello. Ma anche se devi andare in bagno, ma non penso che le ombre vadano in bagno. Un altro foglio, wow! Chissà poi da dove viene. Ma infatti, forse alla fine di questo tunnel c'è una libreria. Vedi, questo gioco ti porta anche a fantasticare. È apprezzabile. Ora allora, un altro foglio, voglio morire. Uccidetemi. Fammi abbassare la luminosità del PC perché mi sta accecando. Gesù.
Dai, ma si può camminare per 40 minuti in una stanza vuota? L'eternità è sopravvalutata, sono d'accordo. Sì, mi sta venendo un po' di sonno, però voglio aspettare per vedere cosa c'è alla fine di questa stanza. C'è un'altra cosa. Tappeto, dici? Tappeti ti vuoi mettere in casa? Vai, bello. Ma infatti meglio non chiedere. Tutte queste cose dove se le stai infilando? Quando torneremo a casa le troveremo materializzate. Un altro foglio di merda. Per i tuoi disegni di merda. Oh, e vai. Magari una vena creativa e una cretina. Sicuramente. Sia l'una che l'altra. Tu hai una vena creativa o una vena cretina? Rispondi sinceramente. Io faccio testo a parte, purtroppo. Cos'è la terra? Un altro fogliettino? Non mi riesco a fermare. Ma perché mi fa questi fatti? Oh, oh, oh! Fermate! Maledetto! Un altro libro. Questo libro mi terrà compagnia in casa. Ormai sono un esperto, sì, ormai sai quello che deve accadere ancora prima che accada. Ok, allora il prossimo oggetto qual è? Indovino. Se indovini, ti dono 50 centesimi. Foglio, dici. E invece no. E cos'è questo? Cosa stracazzo è? Oddio, ma che è una testa di mucca? Una testa di cavallo! No! Ma perché? Perché? Non l'accetto.
Non l'accetto questa cosa. Sì, ma questo è un colpo di scena, infatti. Degna di una soap opera, sì. Sì, ma sta soap opera sta durando pure troppo, però. Cioè, quando finisce sta stanza? Oh, va bene tutto, però. Voglio tornare nella mia stanza kitsch a vedere dove ha messo i tappeti e tutto il resto. Un foglio. Ma che roba? È un libro? O è un foglio? Brian dice libro. È un libro? Comunque, vedi quanti achievement abbiamo ottenuto stasera. Quante emozioni. Un altro libro. Che poi questi libri si possono davvero leggere, sono dei libri integrali di opere famose. Però sono in inglese. Sì, infatti, molto carino, una bella idea. Ad esempio, uno dei primi libri che ti ritrovi in libreria appena inizi il gioco è Moby Dick, che è uno dei miei libri preferiti, fra l'altro. Un altro foglietto. Lo trovo un buon modo per passare il tempo. Eh sì. Anche perché non ci vuole, sono tanti libri. Mi dispiace solo che sono scritti in inglese, altrimenti veramente me li sarei letti molto di più. Moby Dick me lo sto leggendo però in inglese. Poi, ovviamente, penso tu lo sappia che la balena bianca è una metafora. È una metafora della sua ossessione, che in realtà non raggiungerà mai. Che emoticon carina. Da dove l'hai presa? Dai, ma non è possibile che dura per sempre questa stanza. Io non ci voglio credere.
Dalla finestra dell'emoticon. Ah sì? Fammi vedere. Ah, è vero. Non l'avevo mai notata. Non si vede la fine. Se vuoi conosco un buon metodo per arrivare alla fine. Sentiamo. Alt F4, cretino. Ma quanto sei simpatico, mamma mia. Oh, guarda, un altro libro. Non vedo l'ora di tornare nella mia tana e scoprire che titoli ci ha dato. Magari c'è qualche altro dei miei libri preferiti. Benvenuto. Ok. Ma se vai nella tana, fai tana libera tutti. Tutti chi? Siamo solo noi e quel pigrone del re. Russava identico a come russi tu. Beh, effettivamente. È interminabile sta cosa. Sta venendo l'inquietudine a pensare che dopo devo tornare indietro. Bene. Pensa che al momento l'unica cosa che puoi fare è andare avanti e basta, infatti, come nella vita d'altronde. Ma quanto è profondo questo gioco? Quanto? Perché se vai dietro per tornare allo stesso punto di adesso, dovrai fare nuovamente la stessa strada, certo. L'unica cosa che non va bene è che in questa stanza il tempo non va avanti. Quindi devo per forza tornare indietro. No, devi per forza andare avanti. Se c'è un avanti. Se finisce a un certo punto.
Impieghi 2 ore per andare e tornare, per riprendere dal punto dove è staccato, poi impiegherai altre 2 ore per tornare allo stesso posto, più quello che esplorerai di nuovo. Si andrà sempre sommando. Sì, ma io penso che prima o poi finisce questa stanza, capito? Se finisce e non c'è un'uscita, devo per forza tornare indietro. Cioè, non penso che continua per sempre questa storia. Voglio sperare. Oh, adesso da quanto tempo che siamo qua dentro? Almeno una trentina di minuti. Guarda, se si continua a generare in modo procedurale sono fottuta perché io sono, cioè, imperterrita, sto andando avanti. Penso che dopo la testa di cavallo. Devo tornare. Non so, secondo me ci sta qualche trucchetto in questa stanza, che tipo se chiudi il gioco non continua a camminare. Ti assomiglia un po' quest'ombra. Abbiamo la stessa espressione felice. C'è il naso aquilino, gli occhi grandi, il savoir-faire, come ce l'hai tu? I capelli, no, non direi i capelli. Ma in cosa mi sono cacciata? Veramente sto scendo pazza. Io poi sono una maniaca del controllo, cioè non me le puoi fare queste cose. Per non parlare poi del ricercatissimo stile nel vestirsi. Sì, ma fa bene lui, Total Black che si è a posto. No, ma si vede che stai soffrendo. E infatti sto soffrendo perché la maniaca del controllo in queste situazioni flippa. Non va bene. Però mi continuano a uscire libri, quindi vuol dire che si deve proseguire.
Comunque gli sviluppatori si sono impegnati per fare un gioco tedioso. Può essere anche che questa stanza duri un giorno intero di cammino. Me l'aspetto. Messo gioco non spaventa, ma non mi stimola neanche. No, io voglio avere tutto. Quindi, vedendo che mi lascia i libri, le cose, mi viene voglia di averli tutti. E quindi di proseguire. Capisci? Che fai come i bimbi che seguono le caramelle? Più o meno. Voglio ottenere tutto. Mi dispiace solo che se mi dovrò interrompere nella stanza, non passerà il tempo. È una scelta. Sì. Soddisfa la tua sete di curiosità. Più che curiosità, io direi di. Non avarizia, però io voglio tutto. Tu cosa faresti, Brian, al mio posto? Torneresti indietro? Ingordigia, bravo. Ingordigia. Io metterei una macro sul mouse. Ma non vale. Sì, oh, ma se cammini da solo non ti prende gli oggetti. Devi cliccare tu per prendere gli oggetti, quindi devi comunque stare presente. Tanto devi sempre tornare indietro. Una volta che sei alla fine, li prendi al ritorno. È un'idea. Sempre se non c'è un'uscita dall'altro lato. Sei bloccato? Ok. Non lo so, uno shortcut o qualcosa. Così sai quante ore sono di camminata. Sì, comincio a essere convinta che qua stiamo parlando di almeno un giorno di camminata. Infatti tra un po' rinuncio. Vai, vai, cammina che ti fa bene. A lui sicuramente c'è un po' di panzella.
Ma intanto bevo. Sembra un cinquantenne che ci abbatta dalla stanza da letto alla cucina. Ma abbiamo detto che mi somiglia, no? Quindi ci sta. Vabbè, dai, ma tu non hai la pansella. Ti vedo tonico. 28 libri. Oh, stiamo facendo una libreria di tutto rispetto a casa, eh? Non li leggeremo mai, perché non li leggeremo mai. Però. Prendono polvere in casa invece che in questa stanza, allora, eh sì. Vabbè, che voglio dire, con tutto il tempo libero che c'ha, neanche una spolveratina. Un altro bel foglietto che secondo te, nella vita solitaria di una persona, oltre ad avere una poltrona, fogli da disegno, libri, tappeti, una testa di cavallo con cui parlare, ci uscirà il giradischi? Non sarebbe male. Anche se in realtà ho già trovato tutti i pezzi dello strumento in giro per le caverne, quindi posso anche suonare il mio fantastico flauto. Autotromba, quello che ti sei perso questa magnifica perla di me che suono la tromba. Oh no, cavolo, devo recuperare le stagioni precedenti. Sì. Se vai sul mio canale le trovi. Gentilissimo. Da dove viene? Vorrei scoprirlo. Anche se questi spoiler potevi evitarmeli. In che senso? Mica è uno spoiler. Lo dice stesso lui all'inizio del gioco che deve trovare i pezzi della tromba. Mamma mia. Questo bianco.
La cosa più emozionante che c'è sullo schermo in questo momento è il Carlino. Carlino che saltella. No, quel povero Carlino è sfruttato, non viene né pagato né niente, sta tutto il tempo a girare. Ma lui lo fa perché è la sua passione. Starà con un mal di testa bestiale. Ma è la mascotte del canale. E lobotomizzato. Ma lo offendi in questo modo? Cioè, hai offeso la mascotte del canale. Avanti. Timon giovane ha visto cose che noi umani non possiamo comprendere. Per questo si vuole buttare a testa a terra. No, quello non sta bene col cervello. Cioè, fa le cose senza pensare alle conseguenze. Un po' come la quasi totalità del genere maschile. Ma andiamo su argomenti sessisti. No, detto la pura verità. Raccogli. Mi stavi facendo perdere un foglio, vedi? E ciù. Scusa, allergico alle cazzate, dicevi? Ah, come devo fare con te? Ma questo famoso multitasking sta un po' calando il mio multitasking alle 2 di notte. Ma in genere funziona meglio. Questo bianco, diciamo che mi sta iniziando ad azzeccare negli occhi. L'hanno fatto apposta. Questa è una forma di tortura. Si è bloccato. Che è successo? Ah, stava perdendo frame. Ma anche il computer si è rotto le scatole. Sì, sta impazzendo. Il PC sta impazzendo. Che poi questo calo di frame insensato, visto che camminiamo in una stanza vuota. Mm.
Ma scherzi, navate e navate in 2D, alta definizione, il Carlino, vabbè, il Carlino che c'entra? Il Carlino l'ho messo io, non fa parte di questo. Ah, dici tu che influisce? Sono tutti effetti molto pesanti, vabbè, ho capito, mi stai sfottendo. Io poi che ti do pure retta. Dai, prossimo gioco da portare lo decidi tu. Visto che non hai apprezzato The Longing. Longing o Longing, non lo so. Ma non si deve finire Amnesia? Sì! Ovvio. Devo vedere dove va a parare. Credo che The Longing sia proprio per la lungaggine. E certo, fatta apposta per farti cadere le palle a terra. Chi resiste di più vince. Nel tuo caso per fartele crescere. E che ne sai? Eh? E poi fartela arrivare a terra. Ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Mi sono già arrivata a terra in realtà. Adesso me le devo passare sulle spalle. Oh, stai controllando se ci stiamo perdendo qualcosa di importante? Usare come asciugamano per il mare. No, penso che quest'anno non ci vado al mare. Preferisco ricordarmelo senza plexiglass. Cioè, stiamo camminando veramente da 50 minuti qua dentro. Io sono scioccata. Basita. Io facciamo che mi stendo nel letto. Abbandoni la missione. Oh, mi sono perso un foglio. Torna indietro, cazzo. Mi sono distratta. Stavo guardando Instagram. E vabbè. Buonanotte allora.
Probabilmente domani mattina, quando ti sveglierai, io sarò ancora camminando per queste navate senza tempo. Imperterrita. Certo che ho coraggio. Poi domani, se non hai altre gare da fare, ci possiamo cacare un po' sotto con amnesia. Un altro foglio. Ma hai provato a contare le navate? Si narra che se conti le navate ti addormenti. Ci manca solo che mi metto a contare le navate. Siamo a posto. L'avevo visto il foglio. Uomo di poca fede. Io ero convinto che si sia già steso nel letto. Cioè, questo gameplay è proprio dedicato a far prendere sonno a questo scopo. Ah, sei al PC. Spengo il PC. Buona live, un saluto alla community. Mi fa ridere. Facciamo tutto il tifo per te. Va bene. Grazie assai. Ti renderò fiera di me. Brian ci ha abbandonati. Non si vede la fine, mi sa che dovremmo rimanere qui. Oh, un altro foglio. Mamma mia, interminabile.
No, no, è infinito. Che tragedia. Ci metterò una vita a tornare indietro. Io penso che a questo punto interrompo la live qui e continuo a proseguire. Continuo a proseguire a gioco spinto. E vediamo che succede. Fermiamoci un attimo. Ok. Che dire? A presto allora. E buonanotte.